compito. Sono Raul Torresi, l'autore insieme al regista delle immagini di questo documentario. Questa che vedete è una mia personale selezione di quelle che reputo più significative. CIMAP, 100 italiani matti a Pechino, è stato un lungo viaggio terapeutico in treno da Venezia a Pechino, in compagnia di matti, medici, parenti e volontari. Avevamo un treno tutto per noi. Eravamo circa 200 persone. Quando Giovanni Piperno, il regista, mi ha contattato, ci conoscevamo appena. Ci eravamo incontrati in qualche noleggio macchine da presa. Lui, prima di essere un regista, è stato un aiuto operatore. Poi lui ha visto, in giuria ai David di Donatello, il film Il giorno più bello, di Massimo Cappelli, cinematografato da me con la Panasonic Varicam, e mi ha chiamato per complimentarsi, non pensando fosse digitale. In seguito ha voluto portare la mia esperienza con la stessa macchina in questo documentario. Eravamo una troupe di 5 persone, un fonico, un aiuto regista, un direttore di produzione, il regista ed io. Questo progetto, in fase di riprese, è stato girato a quattro mani, nel senso che eravamo con due macchine da presa e ci siamo divisi i personaggi che Giovanni aveva focalizzato come protagonisti di questo viaggio. Poi la sera ci guardavamo il materiale e ci confrontavamo per affrontare il giorno seguente. Near Salzburg, near Dolomitias, near Monte Rocks, Io nel mio passato ho avuto la fortuna di fare del volontariato con persone diversamente abili, sia fisiche che mentali, e affrontando il viaggio sapevo come approcciarmi con tutti. Il ragazzo Jacopo, colpito d'autismo all'età di 3 anni, è un personaggio che non era stato previsto. Tutto, essendo un documentario, è stato girato a luce ambiente, tranne le interviste notturne ai personaggi, che sono state realizzate con una luce al neon.
Mi ero portato un Kinoflow 2x60, non essendo però riuscito ad attaccarlo all'interno del treno russo per via dei severi regolamenti, mi sono adattato ad usare un neon da campeggio di quelli con la ricarica, opportunamente filtrato da gelatine. In genere quando si gira un documentario si torna a casa con un'infinità di materiale, noi invece abbiamo girato in 23 giorni circa 60 cassette da mezz'ora, che per un documentario è veramente poco. Prima di girare abbiamo aspettato i momenti giusti nel rapporto coi personaggi. Con Vincenzo, il barbuto, abbiamo attuato la cineterapia, come la chiamavamo scherzando. Cioè, lui era uno degli attori del film e doveva girare delle scene. La scena del bagno in piscina, la scena di lui che suona la chitarra. Ad un certo punto mi ha chiesto, ma quando si gira la scena d'amore? In questo modo sentiva l'importanza del suo ruolo e una responsabilità che lo stanavano da quel guscio dove si era rintanato da molto tempo. Lui non nuotava e non suonava da più di 10 anni. Per la post-produzione, Giovanni mi ha dato tutto il tempo per una giusta gradazione del colore che ha esaltato il valore delle immagini. Questa cosa è insolita nei documentari, di solito rappresentano per lo più una serie di fatti senza cura delle immagini. Zitto, che siamo cagendo, che non sa niente, posso dire.